manette strette ai polsi e poi l'arresto dopo una lunga trattativa con i carabinieri. Si è conclusa così la mattinata di follia di Alvise Miccoli, 32 anni, di Nardò, sorvegliato speciale che è cercato dalla gelosia, non riuscendo ad accettare la fine della relazione con la fidanzata, ha raggiunto la casa dei genitori di lei, armato di un fucile, si è chiuso dentro, tenendo in ostaggio il suocero, un'anziana ed una 22enne per diversi interminabili minuti. È stato il padrone di casa che, per difendersi, ha tentato di impugnare una pistola ad avere la peggio. Miccoli lo ha disarmato, lo ha cosparso di benzina e gli ha dato fuoco. Tutto questo intorno alle 10 del mattino, mentre pattuglie dei carabinieri in arrivo dalla stazione di Nardò e della compagnia di Gallipoli circondavano la casa di campagna in località Grotta Corsari tra Nardò e Sant'Isidoro. Miccoli si è arreso con non poca fatica. Si sono uditi degli spari, poi l'irruzione dei militari. Il Miccoli ha sfondato la porta di casa e ha trovato subito il suocero, il papà della ragazza, che impaurito ha imbracciato uno dei quattro fucili legalmente detenuti e, nel provare a contrastarlo. Il Miccoli è riuscito a disarmarlo e gli ha buttato del liquido infiammabile, della benzina verosimilmente, sulle braccia dandogli fuoco. A questo punto si è impossessato dell'arma e ha tenuto in ostaggio per circa 60 minuti una anziana non vedente, che è la nonna della sua ex fidanzata, e la sorella di 22 anni. Ha preso altresì due bombole di gas e ha minacciato di morte i presenti se non avesse avuto un altro incontro con la sua ex fidanzata, che nel frattempo, accortasi dell'irruzione del malintenzionato, era scappata buttandosi dal terrazzo nelle campagne circostanti, procurandosi una lieve contusione a una caviglia. Siamo arrivati sul posto nell'immediatezza, il papà della ragazza è stato soccorso prontamente dal 118 perché il Miccoli è il primo che ha lasciato andare, ovviamente perché si è seriamente preoccupato delle ferite cagionategli. E da lì è iniziata una sorta di negoziato che ha portato, dopo circa 50 minuti, alla resa del malintenzionato senza ulteriori conseguenze per nessuno. Dapprima è stato convinto a lasciare la sorella e l'anziana non vedente e poi a uscire nel giardino, dove ha consegnato l'arma ed è stato immediatamente bloccato e arrestato dai carabinieri. Il padrone di casa è stato soccorso da un'ambulanza del 118 fatta arrivare sul posto. Ha ustioni di primo e secondo grado sul 40% del corpo ed ora è ricoverato nel centro grandi ustionati del Perrino. Alvise Miccoli è stato arrestato. È un personaggio noto alle forze dell'ordine e un sorvegliato speciale con alle spalle una serie di denunce per rapina e detenzione illegale di armi e munizioni.